Un ospedale unico immerso in una città moderna e internazionale che attragga turisti e renda orgogliosi i nostri concittadini. Così Alessandro Casali immagina l'Aluino del futuro, quella che lui punta a guidare da sindaco, mettendosi a lavorare pancia a terra da subito, all'indomani del voto. La priorità sarà da martedì di iniziare subito ed affrontare quelli che sono i temi di cui abbiamo già parlato, di cui ci siamo proposti in tutti questi incontri, anche di questi giorni davvero interessanti. E andare in prossimità, andare in continuità, esserci realmente per la popolazione, quello che ci siamo prefissati da subito in un momento davvero difficile, in un momento particolarmente importante. Come accennato, sul fronte ospedaliero, Casali si propone di lavorare al nuovo corso della sanità nell'Alto Varesotto, già condiviso coi vertici regionali e incentrato su un polo d'eccellenza. In concreto l'azione che vorrà intraprendere la prossima amministrazione è un potenziamento di quello che può essere l'ospedale unico, quello che, del quale ho già parlato col Presidente della Commissione di Sanità Emanuele Monti, che possa unire delle realtà diverse, che sono Angera, Cittiglio e Luino. Questo è il futuro e questo deve essere, la priorità della futura amministrazione. Insomma, secondo l'esponente leghista, la città di Piero Chiara ha davvero l'occasione di tornare grande e per quanto lo riguarda lavorerà giorno e notte per trasformare il sogno in realtà. Forse sarebbe bene dire che Luino del futuro, possa avere una marcia in più, una città turistica, votato l'accoglienza, una città internazionale, un orgoglio dei suoi cittadini.